a linkare le varie geometrie. Le geometrie sono abbastanza semplici da linkare, quindi andiamo a nascondere, a visualizzare tutto quello che ci serve. Naturalmente il body sarà collegato al body e possiamo fare anche una verifica con lo schematic view se già non l'abbiamo collegato al nostro elemento. Quindi selezioniamo, lo colleghiamo al body. La ruota sarà collegata alla ruota, quindi tutto quello che è la ruota e il freno saranno collegati al mio dummy, quello più esterno, e anzi, evitare questa situazione. Quindi allora andiamo a nasconderci tutto quello che non ci serve, quindi hide. Avremo la presa d'aria che sarà collegata alla ruota. Andiamo a verificare che infatti è collegata al mio freno. A questo punto il mio freno sarà collegato alla mia ruota, o anzi, ancora meglio, perché la presa d'aria deve essere libera, quindi non deve ruotare insieme al freno e la ruota. Quindi io posso prendere e togliere questo link. Questo link era stato fatto inizialmente anche un po' per comodità. La mia presa d'aria del freno sarà collegata al dummy che mi genera la rotazione, questa rotazione qui, quindi al dummy più interno. Quindi io posso tranquillamente anche indovinare. Allora, posso prendere questo elemento, cercarlo, lo trovo praticamente qua giù, quindi prendo anche il mio elemento, il mio break, lo porto vicino allo setup, allo schema, questo, quindi lui sarà linkato a lui. Perfetto. Questo freno, questo break sarà invece collegato quest'altro dummy, che è qua giù. Ok. Adesso, difatti, se io vado a muovere, si muoveranno anche i freni. I miei freni saranno collegati ai miei pneumatici, quindi link in questo caso molto molto semplice. Tutto l'impianto frenante e in questo caso è ok. Ed essi saranno collegati a quello più esterno, al dummy più esterno. Questo caso è il più difficile da visualizzare. Ok. Ok. Andiamo a vedere che cosa. Quindi se io adesso vado a muovere, che è solo una ruota. Perfetto. Andiamo che ruota. Naturalmente non andiamo a complicarci la vita simulando addirittura gli ammortizzatori e tutte le aste che vanno a ruotare. In realtà qua c'è un nodo che praticamente ruota al suo interno. Ok.
Il pilota sarà con il pilota e il volante saranno collegati al nostro body. Al momento li colleghiamo velocemente al body. Ok. Le sospensioni, se io naturalmente vado a muovere il mio elemento, vedo che sono già collegate perché avevano già un constraint di position, qui c'è una geometria che non torna, quindi questa la posso collegare sempre al body. Ok, se vado a rivedere la mia mesh, ho perfettamente il controllo totale. Naturalmente, vediamo come le ruote sono. A questo punto non ci resterà che creare degli attribute holder, creare dei controlli abbastanza avanzati che ci serviranno per regolare le sospensioni e altri piccoli valori che vedremo anche prossimamente.